Fare fotografia è fare avventura, e questo è il motto di Francesco Cito, ed è lo stesso che noi dobbiamo utilizzare quando guardiamo le sue foto. Dopo il soggiorno londinese, e quindi la prima esperienza fotografica, Francesco Cito decide di tornare in Italia, e lo fa rappresentando forse due delle parti più scure del nostro paese. Ecco quindi il reportage sui contrabbandieri e sulla camorra. Parti buie e parti oscure della nostra Italia, che Francesco Cito però decide di rappresentare con la sua solita voglia di conoscere la verità. Il mio primo lavoro in Italia mi fu dato come incarico dal Sunday Times Magazine alla fine degli anni 70, era quasi alla fine degli anni 70, in quanto era uscita una notizia sul Sunday Telegraph che i contrabbandieri di sigarette a Napoli erano in sciopero. Per le entourage inglesi, naturalmente, il fatto che dei contrabbandieri potessero fare sciopero era una notizia piuttosto anacronistica, e quindi loro si interessarono di questa cosa e volevano fare un lavoro sul tema. Solo che avevano un concetto del contrabbando di sigarette a Napoli così come l'avevano un po' vista attraverso i film di Fellini, soprattutto in quello che era Ieri, Oggi e Domani, dove c'è la famosa contrabbandiera sempre incinta. Io gli raccontai in effetti che il discorso del contrabbando di sigarette a Napoli era un fatto un po' più complesso, e allora si appassionarono alla storia e decisero che avrei dovuto realizzarlo insieme al loro corrispondente da Roma, che era Peter Nichols. Passò qualche settimana e poi alla fine mi fu dato un parere negativo, in quanto il loro corrispondente non era riuscito a stabilire un contatto con i contrabbandieri, e quindi loro erano in procinto di soprassedere a questo lavoro. Io naturalmente avevo un interesse a realizzare un lavoro del genere, anche perché sarebbe stato una mia prima chiave di entrata in quello che era considerato allora il miglior settimanale di informazioni in Inghilterra. E comunque riuscii a farmi dare un assignment in modo tale che, provando di realizzarlo da solo, vengo in Italia, e questo fu il mio primo grosso lavoro in Italia, appunto, su contrabbando, dove insieme ai contrabbandieri ci sono stato circa 2 mesi. Naturalmente il primo mese sono riuscito a fare quasi nulla, perché non volevano assolutamente che divulgare il loro modo di operare, la loro immagine. E ci fu addirittura un giorno dove venni invitato a pranzo da un gruppo di loro che non conoscevo, e in quella circostanza mi fu addirittura proposto se avessi tolto il disturbo dietro il compenso di 5 milioni. Io naturalmente la cosa era abbastanza allettante, perché in effetti 5 milioni alla fine degli anni 70 erano dei bei soldini, però naturalmente se avessi accettato non avrei poi più realizzato questo lavoro, e che mi rifiutai col presupposto di dire: guarda, io i 5 milioni li prenderei pure, però sinceramente non risolvo i miei problemi, perché quello che io voglio realizzare è un lavoro che poi mi darà la possibilità di poter nel futuro realizzare delle altre storie. Quindi per me è una questione di principio. Insomma, conclusione della storia, alla fine riuscii a realizzare questo lavoro e fu pubblicato poi per la prima volta da Sunday Times, appunto, un po' di tempo dopo la realizzazione, in quanto nel frattempo c'era stata tutta una situazione di scioperi in Inghilterra nell'ambito dei poligrafici. E questo è stato il mio primo lavoro di un certo tipo, che poi in effetti mi ha aperto un po' la strada verso quello che io avevo sempre cercato di voler fare da quando il mio sogno di bambino di arrivare a fare l'avventura. E potrei considerarlo in effetti, appunto, il primo lavoro realizzato in Italia, anche se per una testata inglese. Poi successivamente lo stesso lavoro è stato pubblicato in più riprese in parecchi altri paesi del mondo, compreso l'Italia, dove fu pubblicato dal settimanale Oggi, mentre fu pubblicato in Spagna, fu pubblicato la Liberazione in Francia e così via. Il secondo grosso lavoro che io ho poi deciso di realizzare in Italia è stato la camorra,
e questo avveniva circa 4 anni dopo la realizzazione del lavoro sul contrabbando. Erano gli anni 82, io ritornavo dal Libano per un altro lavoro e mi accorgevo, io allora vivevo ancora comunque in Inghilterra, stavo sempre a Londra, che sulle pagine del giornale c'erano notizie di uccisi, di sparatori, di morti ammazzati giornalmente in un numero piuttosto considerevole. E appunto, ritornando dal Libano, mi sembrava una cosa molto strana che lì dove c'era una guerra dichiarata probabilmente c'erano molto meno morti di quando non ce ne fossero a Napoli in questo scontro tra bande nella supremazia camorristica nei quartieri napoletani. E allora decisi di realizzare un lavoro su questo tema. Lo proposi al Sunday Times, con cui ormai avevo stabilito un rapporto piuttosto durevole, e mi fu naturalmente spiegato che loro non ritenevano assolutamente possibile la realizzazione di un lavoro del genere, anche perché in Inghilterra esisteva un concetto della fotografia che era un po' molto diverso da quello che erano le mie caratteristiche di conoscenza italiana. Lì, quando realizzavi un lavoro oppure proponevi un lavoro, la prima cosa che ti veniva chiesta era come l'avresti realizzato e quale sarebbe stata la foto di apertura del servizio che tu avresti poi voluto pubblicare. E io dissi: beh, sai, in questo contesto io non posso saperlo, perché in effetti se non vado sul posto non potrò mai sapere che tipo di immagine riuscirò a realizzare. E allora mi fu detto: ma sai, il problema è che la mafia non l'ha mai fotografata nessuno, perché poi in effetti in Inghilterra la camorra allora non era intesa come la conosciamo oggi noi, ma era la mafia in particolare, quindi per la mafia siciliana o mafia calabrese o mafia napoletana restava sempre comunque un discorso mafia, non c'era la caratteristica di diversità tra le tre grosse mafie italiane. E allora mi fu negato l'assignment in questo contesto, però di buon grado mi agevolarono nel senso che mi prepararono tutti gli accrediti da presentare poi al Ministero degli Interni in Italia, in modo tale da essere poi successivamente accreditato presso la Questura di Napoli, da dove io volevo partire per realizzare questo lavoro. Arrivo a Napoli e naturalmente vado in questura, mi presento al capo di gabinetto, il quale capo di gabinetto mi fa: signor Ciro, guardi, non c'è nessun problema, lei è a posto, tutta la documentazione è corretta, lei si reca in sala stampa, quando succede qualcosa noi la chiamiamo e lei con un mezzo proprio si reca sul posto. Ciò significava che io avrei probabilmente realizzato le solite classiche immagini che si vedono di solito in televisione, dove arrivano gli agenti, sfondano una porta e poi finisce il discorso, perché dall'altra parte, dietro la porta, non c'è più niente, nel senso che quelle sono azioni ripetute per uso e consumo dei mezzi di informazione, soprattutto televisivi. Io invece quello che volevo fare era stare nel centro della storia, cioè nel senso che quando veniva sfondata la porta io fossi il primo ad entrare, quando ancora dentro c'erano delle persone oppure c'era un'attività in svolgimento. Comunque accettai di buon grado questo che fu la proposta da parte del capo di gabinetto e naturalmente durante tutto l'arco della giornata, invece di starmi nell'ufficio stampa della Questura di Napoli ad aspettare che arrivassero le notizie, me ne andavo in giro per gli uffici della Questura e naturalmente conoscendo e facendo amicizia con i vari funzionari che allora erano in attività, quindi il capo della mobile piuttosto che l'antidroga, piuttosto che così via. Finché un certo giorno ci fu, allora nella polizia esistevano ancora i gradi, la polizia non era stata ancora smilitarizzata, mi fu detto che, mi disse, conobbi questo capitano che mi disse: guarda Cito, io domani sera ci avrei il compleanno della mia figliola, vieni a casa a fare delle foto. Dissi sì, volentieri. Beh, da quel giorno in poi io sono stato seduto
su una volante della polizia giorno e notte, e attraverso questo sono riuscito a realizzare questo grosso lavoro, che poi è stato forse il più grosso lavoro che ho fatto in Italia, che mi ha fatto conoscere in tutto il mondo.